Ha ragione lei, ma intanto profitto del tempo che avrò per dire innanzitutto che la vicenda della Campania, parliamone col governatore, ha avuto un successo incredibile di voti, ha detto che era tutto a posto, ha polemizzato con un ubriatore che era malato con una battuta da caserma. Secondo me si faccia carico veramente della sanità campana, anziché cercare di giocare sporco in termini elettorali e non solo elettorali. Non voglio quindi commentare quello che sta avvenendo in Campania. Invece voglio commentare quello che ha detto Bertolaso, che mi ha molto convinto. La prevenzione, forse non tutti sanno che al momento solo il 33% dei posti letto che erano stati preventivati da questo governo da fare in brevissimo tempo anti-Covid sono stati realizzati. Cioè lo stesso modesto progetto di prevenzione fatto da questo governo fino a oggi non è stato realizzato se non al 30%. Per fortuna, e contesto quindi invece un'altra affermazione, per fortuna non è vero che ci siamo giocati il vantaggio che le famiglie italiane, non il governo, si sono guadagnate col lockdown a cui qualcuno non credeva andando a fare gli aperitivi, altri credevano sin dall'inizio. Lo dico che non è vero che ci siamo giocati tutto il vantaggio perché alcuni giornali hanno pubblicato questa, non so se si riesce a vedere, boh, Me la spero metta di davanti sì. alla sua faccia, così la vedo. Come davanti alla mia faccia, qui così, ecco, questa tabella la leggo io e che fa il raffronto tra adesso, 9 ottobre per l'esattezza era, e il 28 marzo, in cui si dice che il numero di malati, e nel frattempo mi hanno naturalmente, eccolo qui, il numero di decessi era allora a parità di casi di contagio era di 889, mentre adesso è di 28. Il Sì. numero di persone in terapia Gli ho dati intensiva anch'io era questi dati all'inizio della puntata, stia tranquillo, abbiamo fatti vedere, abbiamo anche dei cartelli, perché naturalmente questa è una gran differenza. magari qualcuno non era in ascolto, quindi io non ero in ascolto, quindi chiedo scusa se li ho ripetuti. Voglio dire, per fortuna facciamo ancora in tempo a fare prevenzione. Lo spazio c'è se non allarmiamo la gente oltre il necessario, perché il coronavirus esiste, il buon senso ci vuole, le norme, le regole bisogna rispettarle, la mascherina fuori per me è ridicolo, ma comunque se c'è l'ordine tutti la metteremo anche fuori, anche se è una norma Perché è ridicola, ridicola? qualcuno. Perché se non sono vicino alle persone fuori non ho l'obbligo, secondo me, di tenere la mascherina, è superfluo, però siccome quod abundant non stroppiat, si dice in latino maccheronico, non stroppiamo e quindi va bene anche la mascherina. Però io dico, benedetto Dio, fate il vostro dovere, non chiedete sacrifici a noi senza fare voi il vostro dovere. Il dovere di chi governa è di fare prevenzione. Cioè di metterci nella condizione in cui dice, vabbè, se mi ammalo, spero che non succeda, faccio tutte le precauzioni, ma se mi ammalo, per carità, visti questi numeri che non sono drammatici, c'è chi mi cura, Voglio fare tenendo una domanda a conto che... Bertolaso.